E nel cuore di Torino, tra questi banchi di Porta Palazzo e il mercato all'aperto più grande d'Europa, dai tanti volti e dalle molte contraddizioni, che nel luglio 2020, su iniziativa della Rete Italiana di Cultura Popolare, nasce un progetto di promozione sociale permanente, mirato a trasformare e a potenziare le relazioni sul territorio, la portineria di comunità. La portineria prende il nome di spaccio di cultura e si propone di essere un centro di coprogettazione partecipato dagli abitanti, sviluppando insieme a loro servizi utili alla cittadinanza. Il direttore della rete, Antonio Damasco, lo definisce un presidio leggero. C'era un luogo piccolo che potesse fare un lavoro centrifugo, cioè non siete voi a venire da noi, siamo noi a venire da voi. Questa cosa ha incontrato forse una delle tragedie più importanti della nostra epoca, cioè la pandemia. Ed è proprio durante il lockdown che l'attività della portineria si è rivelata essenziale per molte famiglie di uno dei quartieri più multietnici ed economicamente deboli della città. Grazie ai volontari sono stati aiutati 120 giovani studenti a rischio dispersione scolastica durante la DAD, mentre gli anziani soli hanno ricevuto a domicilio servizi di prima necessità come spesa e medicine. Oggi la portineria offre ogni giorno consulenza a chiunque passi, fornendo sostegno nel doposcuola, babysitting, affitto delle bici dismesse e recuperate con gli abitanti e ogni altro servizio che viene pensato e realizzato con chi vive a Porta Palazzo. Tra i servizi della portineria c'è la ricezione pacchi e quindi abbiamo persone di diverse tipologie, uomini, donne, famiglie, persone appunto che usufruiscono di questo servizio e quindi passano in continuazione 50-60 persone al giorno. In uno dei quartieri dove il reddito pro capite è tre volte inferiore alla media cittadina e la disoccupazione elevata, quello della portineria non vuole essere solo un progetto di assistenzialismo. Dalla sua nascita, infatti, ha favorito la formazione e dato lavoro a chi possiede una competenza da mettere al servizio della comunità. E ci sono persone che hanno bisogni perché c'è una solitudine importante e ci sono persone che hanno bisogno di lavorare, quindi di alimentare una capacità di entrata economica. Portineria fa questa cosa qua, mette insieme le persone e lo fa da un punto di vista lavorativo, sociale, culturale, sportivo, crea delle relazioni. Tutto nasce dall'ascolto delle esigenze collettive e individuali attraverso il portale dei saperi online, allestito dalla Rete Italiana di Cultura Popolare. Da 4 anni andiamo a raccogliere le storie delle persone che abitano qua. Queste persone ci raccontano cosa sanno fare o cosa desidererebbero fare, come vorrebbero cambiare questo quartiere. E questo strumento è una piccola intelligenza artificiale che fa incontrare queste necessità. La comunità di prossimità, insomma, è uno spazio umano che si prende cura di se stesso, ma riverbera i propri effetti sull'intera città.